sembra ancora lontano, la soluzione del contratto nazionale dei marittimi. In base ad ultimi comunicati sindacali, uno dei motivi è la parte economica, dove la controparte vuole riconoscere solo aumenti, in base all'Istat, non oltre il 4%, senza il riconoscimento di una vacanza contrattuale che ormai sfiora di quasi 5 anni. Nell'ultimo attivo sindacale della FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti, si è deciso che la parte economica deve prevedere un adeguato aumento dei minimi tabellari e un riconoscimento di una tantum ragionevole. Ancora più duro è stato il comunicato dell'Unione Sindacale di Base, dove è stato dichiarato lo stato di agitazione del personale delle società associate alla Federlinea. L'USB, oltre a denunciare la mancata convocazione al tavolo per rinnovo contrattuale, afferma anche la propria opposizione ad un'ipotesi di rinnovo che porti solo al peggioramento delle condizioni di lavoro e salariali.